Ciao amici e benvenuti tutti in questo nuovo video. Io sono Andrea Lanciotti, il vostro tecnico digitale, e oggi andiamo a parlare come risparmiare un po' sulla bolletta del gas. Come tema d'attualità, penso che in questo periodo ci siamo alla grande, visto le ultime bollette del gas e della corrente, come andarle a poter risparmiare sempre di più sia sulla bolletta del gas che sia sulla bolletta della corrente. Quindi oggi da tecnico digitale vi voglio far vedere una cosa digitale con cui io sto risparmiando, lo sto vedendo anche nella mia casa, attraverso un dispositivo tecnologico, attraverso questo termostato digitale che si connette a internet, ha una connessione wifi e posso gestirlo tranquillamente dall'app. Quindi adesso io vi faccio vedere come funziona e spiegarvi un po' come sto risparmiando, e forse vi servirà, potrà essere molto utile anche per voi. Basta acquistarlo, è molto semplice da montare, c'è una piccola centralina che poi questa centralina la potete attaccare sia alla vostra caldaia, io addirittura l'ho attaccata alla mia stufa pellet, o addirittura all'impianto, quello a pavimento, che vi fa risparmiare ancora di più perché lui si adatta alle determinate condizioni di quando voi le usate, cioè quindi lui si adatterà a seconda di quando uscite, di quando entrate, di come lo impostate. Ma ve lo vado a spiegare adesso nel video, quindi iniziamo. Allora, eccoci qua. Prima cosa, ti invito a iscriverti al canale, a lasciare un like, mi raccomando, i commenti, e soprattutto vi voglio lasciare il link in descrizione di alcuni termostati che ho scelto per voi, che secondo me sono un'ottima alternativa, hanno un prezzo moderato all'incirca di un centinaio di euro, però questi termostati vi risolvono molto. E ve lo dirò durante il video perché vi risolve molto. Quindi questo ad esempio è un nettamo, è un semplice nettamo, si trova dappertutto ormai, non è di ultima generazione il mio perché l'ho comprato un paio d'anni fa, ma quello di ultima generazione ce ne sono molti altri. Comunque, come sempre, vi lascio il link in descrizione. Allora, attraverso questo nettamo, prima cosa io lo posso regolare sia qui, cioè alzo o abbasso, o addirittura attraverso l'applicazione. Io vi faccio vedere con il mio tablet come gestisco la mia casa. La mia casa è formata in pratica in tre zone che ci ho messo tre termostati. Sono tre termostati nettamo. Io li collego a internet, questi sono collegati tutti a internet e li posso gestire in qualsiasi parte dove mi trovo. Per esempio, sono in giro, sto tornando a casa, vedo che la casa è fredda. Io le accendo e via. Loro si accendono, mi riscalda casa, arriva a temperatura e poi si spegne. Poi addirittura questo qui, io come vedete qui c'è il rustico e questo rustico è attaccato ad una stufa a pellet. Quindi, come vi ho detto prima, vi potete controllare anche la stufa a pellet. Invece la zona giorno e la zona notte comanda la caldaia che ho sotto. È molto semplice da installare. Se non ci riuscite, chiamate un professionista con poco, con una semplice installazione. Tanto è molto semplice anche perché è wifi. Con una semplice installazione lo installate e poi ve lo regolate come volete. State lì seduti sul vostro divano e vi regolate a seconda di come usate il vostro termostato, cioè il vostro riscaldamento. Perché che succede questo? Io ad esempio ho impostato delle temperature a determinate ore. Per esempio, io ho impostate delle temperature a determinate ore e lui si accende prima per farmi avere quella determinata temperatura a quell'ora.
Questo secondo voi significa che consuma di più, ma invece lui consuma di meno perché lui si adatta a quella temperatura. Quindi tu stai a casa e hai quella temperatura che desideri, che stai in zona comfort, diciamo, e hai la possibilità. Quello si spegne dopo un po', si spegne dopo un po' e ti mantiene quella temperatura finché non gli dici di spegnersi. Questa cosa si chiama preimpostazione, lui si attiva prima come vi ho detto e vi crea la casa sempre calda perché ho fatto vari test e varie prove e lui ho visto che la temperatura della casa rimane sempre la stessa, quindi mi rimane a quella temperatura, anche se si abbassa di un po', vedo che la mia casa è sempre calda. Dopo ci sono altre accortezze, ovviamente gli infissi, le porte e tutto il resto, però questa cosa è molto utile. Poi, secondo me, un'altra cosa molto utile di questo termostato è quando tu vai via, quando tu sei fuori. Per esempio, tu vai via. Lasci i termosifoni accesi perché? Perché ti dimentichi, ad esempio, di spegnere il termostato. Quello è il termostato. Voi, ad esempio, state fuori una settimana, il termostato rimane acceso e vi consuma sempre il gas. Quindi, che significa? Significa che dopo, dopo voi consumate gas e non state dentro casa. Invece, con questo ve lo potete regolare. Anche tranquillamente quando state anche all'estero, per esempio, voi ve lo regolate, dite che non siete a casa e lui spegne automaticamente i termostati, si mettono a quella determinata temperatura che desiderate voi. Io, ad esempio, gli ho lasciato quando si spegne sui 15 gradi, quindi non si abbassa più di 15 gradi, se si abbassa di più mi accende perché dopo far riscaldare la casa è sempre più difficile e quando sto per tornare a casa io gli dico guarda alle 8:30 sono a casa, quindi lui prima delle 8:30 mi farà trovare quella determinata temperatura e questa cosa secondo me è molto utile soprattutto quando stai fuori, quando stai all'estero, quando devi fare un viaggio lungo e poi controllare la tua casa e vedere quello che succede. Ad esempio, l'altra volta che sono andato 4 giorni fuori, mi si è spenta la caldaia perché è andata via la corrente, si è riattaccata, ma la caldaia non è ripartita. E lui mi ha mandato addirittura un'email dicendomi che il mio sistema di riscaldamento funzionava male perché la caldaia si era bloccata. Poi, nonostante tutto, ho anche il sistema di controllo mensile, cioè che lui mensilmente mi fa vedere un report di tutti i miei consumi. Quindi mi dice a gennaio ho consumato 8 ore, a febbraio 8 ore e via discorrendo. Secondo me è una cosa molto utile. Avete, per esempio, questa è l'impostazione per uscire di casa, questa è l'impostazione giallo che ve lo spegne. Poi qui potete in pratica vedere tutti i consumi. Vedete qui vi fa vedere quando si accende, quando si spegne. E questo è tutto quanto. Poi voi andate anche sulla casetta e avete tante programmazioni, cioè che significa? Potete programmare in modo il lunedì, martedì, mercoledì, non so se si vede. Voi andate, scegliete, ve lo faccio vedere proprio da vicino. Voi andate, impostate il lunedì e ci sono, potete scegliere varie temperature e le varie ore. Ma questa impostazione l'ho fatta io, l'ho creata io, l'ho scelta e l'ho fatta insieme a lui. Lui mi diceva quali ore poteva essere utile o comodo e gli ho impostato anche le temperature. Per esempio, vedete qui dalle 8 alle 18, che io non ci sono mai dentro casa, c'è sempre una temperatura costante di 18 gradi. Quindi io quando arrivo dentro casa sento sempre caldo, ma non è che vi consuma, perché lui vi rimane sempre su quella temperatura.
E quindi non si accende sempre la caldaia, rimane sempre costante e non avete problemi. Poi a seconda dei giorni l'ho impostata perché ovviamente il sabato e la domenica si sta di più a casa e quindi il sabato e la domenica viene usato di più. Poi un'altra configurazione che secondo me è molto utile, ci sono le modalità di funzionamento, queste qui che vi ho detto prima, cioè che si accende prima, vedete, anticipazione, poi c'è l'impostazione manuale, ma queste cose li potete vedere anche negli altri termostati che vi ho messo qui sotto in descrizione. Ce ne sono altri molto più tecnologici che costicchiano un po' di più, ma secondo me, per esempio, se prendete un Tado che quando l'ho comprato io ancora stava, era alle prime armi, o un Google Nest, che adesso sta andando molto, in pratica, attraverso la vostra localizzazione, lui vede che state rientrando dentro casa e fa accendere i termostati per farvi rimanere quella giusta temperatura che volete. Poi, come ultima cosa, abbiamo qui gestisci la mia casa, che in pratica io posso dare il nome a tutti i termostati, zona giorno, zona notte e rustico, e voi potete farlo lì. Potete, alla prima impostazione avete la regolazione, vi dice che tipo di caldaia, come funziona e tutto quanto. E ultima cosa, quella più importante secondo me, che lui è auto-adattativo, cioè che significa che voi impostate la temperatura e tutto il resto come la volete durante il giorno e durante la notte. Poi sicuramente durante la prima settimana andate a impostare e a modificare. Però lui legge soprattutto i dati, soprattutto quello che mettete e le temperature, e si autoadatta alle tue esigenze, che lui in pratica vede che a quell'ora sei di più a casa e usi di più i termostati, quindi lui si accende prima e vi fa mantenere quella temperatura costante. Eccoci qua, spero che questo video sia stato molto utile. Se volete ancora più informazioni, vi faccio un video dedicato proprio su tutte le funzioni e come installarlo. Se volete vedere come installarlo, vi faccio vedere come ho installato i miei. È molto semplice. Questo, se volete, ve lo potete portare in qualsiasi parte della casa. C'è anche una bellissima mostrina che si mette dietro e lo potete appoggiare anche sopra il mobile. Io l'ho voluto mettere qui perché secondo me è molto comodo. Poi in questa zona, diciamo che è la zona più fredda, è la zona che arriva per ultimo, quindi so che in questa zona è molto più fredda, quindi per arrivare a scaldare qui significa che la casa è tutta riscaldata. Questa cosa è molto utile, mi raccomando, mettete termostati nelle zone più fredde, nelle zone dove vedete di più, che sentite freddo, che volete più caldo. Mettete e posizionate il termostato. Questo ha il vantaggio che è senza fili, quindi è wifi, ve lo potete mettere in qualsiasi parte. Invece i termostati, quelli che vi installano gli altri, che sono già preinstallati, sono messi in determinate posizioni, certe volte vicino ai termosifoni, ne ho visti, però non serve a niente. Se lo mettete lì al termosifone si spegne subito. Se non volete consumare gas, lo mettete lì e è a posto. Però per risparmiare, secondo me, è una cosa molto importante. È una cosa molto importante e molto utile per le esigenze di oggi, perché noi siamo sempre fuori, sempre in giro, non abbiamo mai tempo di fare queste cose e lui ve lo controlla in modo automatico. E soprattutto, che vi devo dire, andate a vedere un operatore energetico migliore. Io, per esempio, mi affido ad Enel e non ho problemi. Quindi, per questo video è tutto. Mi raccomando, lascia un like e iscriviti al canale. Ciao a tutti da Andrea Lanciotti, il vostro tecnico digitale, e ci vediamo al prossimo video. Casomai vi faccio vedere come consumare di meno la corrente, perché ho trovato
un altro dispositivo, un dispositivo che in pratica vi vede i consumi di corrente. Siccome mi deve ancora arrivare, non so quando vi farò il video, anche perché devo capire come si monta e tutto il resto. Quindi ci vediamo ai prossimi video. Ciao a tutti, Andrea Lanciotti, il vostro tecnico digitale. Ciao!